tutto sto sforzo immane, sono rimasto un po' deluso dalla configurazione del campanile, capito? Oh, sì. Perché? Cosa che ti ha deluso di questa configurazione? Allora, tipo io ero rimasto proprio molto molto bene dal campanile di Giotto a Firenze. È stata veramente un'esperienza very 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 good, come dire, inesprimibile. Sì, pazzesco, vecchio, avvicinati. Fucked and drank all night. Had no need to fight tonight. Incredibile! Ragazzi, vuoi dire qualcosa al GoPro? Fai un urlo. No, ma sei stronzo. Farida, fai un urlo. Oh! Vabbè, adesso è stato il tetamoto, quindi dobbiamo evacuare la stanza. Evacuiamo. Ciao a tutti, fiocco e pugno. Perché la stai facendo partire? È già partito, c'è la vicina rossa. Non ho ripreso! Partito? Fallo partire. Dove li prende ora, avanti? Ora è partita. Ma perché lo sta facendo? Ok, come si ferma? Sto facendo un video. Come si spegne la GoPro? Ma sta registrando adesso? Solo se capisco come si... Porca troia, da 20 anni che devi schiacciare sopra, non chiedermelo. C'è il compleanno della Randa! E di Kesha. Ah, di Justin Bieber. Passi due secondi. E ora vi faccio vedere i dominatori del cazzo. Ciao! Eccoli, guarda bene! Ecco. Ora saliremo su questo autobus. Faccio vedere l'autista. Se uno sale da qui, questa è una provata. E lui va ai 20 all'ora e non ci arriviamo più in Italia. Tutte le volte. C'è il compleanno della Randa! Io voglio, passatemi dei cuscini. Non il mio, che cazzo fai? Tutorial come fare gli auguri di compleanno. Auguri Randa, questo era il nostro regalo di compleanno. Grazie. No. Non so se hai notato, ma oggi non ti abbiamo fatto gli auguri per tutto. No, non l'ho fatto. Semplicemente per essere qua in questo momento. Grazie. Molto bene, tanti auguri, siamo molto felici di conoscerti. Dateci la testa. Oscar Kokoschka. Oscar Kokoschka. Col potassio, che fa senso? Tutta la bocca bagnata. Oscar, oddio. Pronti? Allora, no, fermi, io non ho nessun microfono per accusare.
cercando di capire la cosa. Sai, io non ci vengo. Bella, stiamo registrando. Memory card full. Ma porca! Sta andando? Sta andando. Bella raga. Bella raga. Andiamo. Ma mi riprende qualcosa secondo te? Ma sì che ti riprende. Tu vedi l'otturatore? Cos'è l'otturatore? Il buco. Sì. Ok, allora ti riprende. Davvero? Funziona così? No. Dai, avviamo la. Vabbè, partita. Comunque sono nickname se... Cliccate X. Io ho cliccato X. Ah, io ho cliccato. Oh, ok. Dico, ti prego. Dimmi. Non ho nulla. Sì. No! Anche tu. Ok, bella a tutti ragazzi, siamo in un colpo in canna. Potete vedere la mia giocata nello schermo in alto a destra, quella di Luca Negri nello schermo e in alto a sinistra e quella di Barro nello schermo in mezzo in basso. In cosa consiste questa cosa? Praticamente questa challenge. Orco 2. Dai, consiste nel uccidere gli altri, però sia solamente un colpo per fare questa cosa. Appunto. Porco dici di tua madre. In pratica ogni volta che porco dici. Allora, dai, dove sei? Dove cazzo sei? Ma chi è che è già morto? Io. Ma sei sopra. So perché sono lì. Sei scorretto. Lo guardo nella mia mappa. Sei scorretto. Stai guardando lo schermo, sinceramente. Cazzo sei porco. Sei sopra ancora. No, per favore, non ci vengo. Vieni. Vieni te. Hai coraggio? Dai, raga. Vuoi io? Invece! Porco dici! Fanculo, nigga! Sei troppo forte, adesso facciamo un altro gameplay. Vaffanculo, facciamo la sega. Così capisci di tagliare. Cazzo sì! Se lo sai, nigga, che fa sempre cazzo sì! Chi? La sorella di Barro. Io ti ammazzo! Spegni quella camera! Fanculo. Barro, vieni a bere. Ma come stai? Dici qualcosa in marocchino? Non sono marocchina. Ma le cazze marocchina. Non sono marocchina. Sì, è una marocchina. Non sono marocchina. Una muslima. Sono una muslima. Okay. Nome? Nicola. Randa. Età? 18. 19. Religione? Cristiana. Muslima. Ti piace il salame? A me sì, un sacco. Molto. Non l'hai mai sentito, falsa? Sì, invece. No, ma stai parlando di un altro peccato. Salame. Qual è il tuo supereroe preferito? Ah, il mio supereroe preferito è Hulk, cazzo, ma c'è anche Batman. Dragon Ball. Dragon Ball non è un supereroe. Ok, Spider-Man. Perché? Ha detto un beh, perché Hulk è immortale, forza che cresce con la rabbia. Anche ci sente la vita. Non può morire, si è trasformato. Perché? Perché è connuto. Cosa hai fatto ieri sera? Ieri sera sono andato al McDonald's a spaccarmi con i miei migliori amici. Ho dormito. Che festa hai fatto per il tuo compleanno? Cioè, ho fatto una festa con i miei amici, una cena. È la domanda, sto aspettando. Qual è la domanda? Oggi è il tuo compleanno. Hai delle domande? Vuoi festeggiare qualcuno? Quali devo rispondere? Oh, mi devi rispondere! Che
cazzo fai? Ma che cazzo fa questo? Che mi pulisce il cappotto da mezz'ora, cazzo. È molto gentile a spulciare il cappotto. Adesso intervista doppia tra te e Bar. Ok. Nome? Luca. Io. Simone. Età? 18. No, io. 18, ma tu sei 19? 19. Quelli che hanno 19 anni pagano di più. Io faccio le domande, tu sei zitto. No, devi fare le domande anche tu. Allora rifallo, fai 18. Okay. Passioni? Sì. Sì. Qual è il tuo animale estinto preferito? Il dodo. Il dodo. Come si chiama? Diego. Quale pianeta ti piacerebbe visitare se potessi respirare in qualsiasi Marte. Ambiente? Il pianeta di Recaio. Cazzo sì. Sai mica che fa sempre cazzo sì. Come si chiama la vostra ragazza? No. Non si dice. Come si chiama vostra sorella? No. Non si dice. Ho famissimo. Allora ci vuoi dire cosa sta succedendo là davanti? Sì, sta succedendo che praticamente due coglioni da parte di dentro nostra casa si sono messi a correre credendo che ci sono due fighe assurde. Dovremmo accelerare il tutto perché tre. E la cagare anch'io. Bella a tutti ragazzi, sono Nick e benvenuti in questo fantastico vlog di Vienna 2K17 stile live bitches. Abbiamo appena fatto la visita all'Imperial Motherfucker Tour dentro il castello di Asburgo. Ci siamo rotti un po' il cazzo perché ovviamente ci dicono che dobbiamo pagare. È troppo tardi, la Lisa si è pesiata. Però io le ho risposto, ma non fa niente. E c'è anche lei. Sa che fatica. Qua siamo infatti a un raduno. Solo che i fan ci mettono un po' ad arrivare perché il raduno parte là in fondo. Ecco, questo è un fan. È un altro youtuber, infatti è andato di camera. Siamo arrivati qui al raduno. E dopo ci incontriamo con i fan. Alla fine offriamo un bagno in piscina a tutti. Casa aperta, casa nostra stasera. Stasera l'apriamo. Parliamo un attimo di. Allora, facciamo un featuring. Facciamo un featuring. Ah, facciamo un featuring. Andiamo. Sai cos'è lei? Lei mette le foto del fisico così. Una monegra. È una youtuber di quelle che hanno tanti followers, visual. Più di noi. Va in tendenza ogni due giorni, quindi noi per la tendenza ancora non ci siamo. E basta. Era uno. Il potere. No dai, se... Bella a tutti ragazzi. Ciao Michelle. Ciao. E niente raga, ci vediamo. Alla prossima. Voilà. Non so cosa dire. È stata un'esperienza. Sapere! Meno male che è l'ultimo anno. No! Volevo solamente dire. Messier! No! Bella a tutti ragazzi, siamo Nick e Niga anche oggi in questo fiore. Che cazzo facciamo di un fiore? Lo spiegheremo poi. Introduzione. Bella a tutti ragazzi. Roberto che in prima mano conduce. No raga, questo l'abbiamo già scaricato. Noi proviamo la Corrivano Challenge. Sei carico Fanto? Pronto a correre la challenge? Turn down for what? Prima challenge finita perché sono finiti con rimani. Si è visto. Signor Pietro Ferretti, cosa ha sognato? Ti spiego perché era un
mix con quello che stava accadendo qua. Praticamente c'eri tu che stavi per fumare tutti quanti, no? E nel sogno però ci mettevamo a cantare. Beh, c'è un corretto, un gospel, sì, un quattro voci a cappella. Beh, i sogni tanto si avverano. Vuoi avverare il tuo sogno? Tu vorresti avverare i sogni di Pitti? Non c'è dubbio. E tu? Come tu? Chita c'è così. Ora mi fatto la città! Io mi sveglio sempre al pranzo, non mi sveglio mai al mattino. Io mi sveglio sempre al pranzo. Raga, qua we are in paradise, man. Perché raga, qua è tutto perfetto. Il cielo azzurro, il quadro cielo azzurro. Il quadro cielo azzurro. Sa che quando stavamo correndo per andare a prendere la corriera, Alessandro Rinarinato è caduto per terra, si è spaccato in mente. Questo ragazzo è la roccia, puoi dire. Applausi! Raga. No, non sono più posto. È finita la giro. Ma dov'è Pitti? Abbiamo passato una giornata incredibile, c'è chi si è fatto male, chi è stato bene, c'è chi ha fatto nuovi incontri, c'è chi ha fatto nuovi scontri, c'è chi ha dato disponibilità della propria sorella a tutta la classe. Ma raga, c'è anche chi si è lamentato, chi si è scusato, chi non si è divertito, c'è stato anche buon figlio. Un giorno perfetto oggi, non per andarsene, ma un giorno perfetto. Tappo! Sempre al pranzo, non mi sveglio mai al mattino, io mi sveglio al pranzo. No, non mi sveglio mai al mattino, no perché c'è freddo, io mi sveglio sempre al pranzo. Johnny, la gente sta muy loca. What?